Modulo di controllo carica batterie XHMSI01. La scheda XHMSI01 è un semplice circuito che consente di mantenere una carica alla batteria inserendo e disinserendo un caricabatterie esterno. Il tipo di batterie che andremo a caricare sono quelle al piombo, per intenderci quelle per motociclo e autoveicoli. In sostanza, la scheda si comporterà da mantenitore di carica, cioè la batteria verrà caricata fino a un valore massimo di 14,4-14,8 V e poi la scheda staccherà l'alimentazione al caricabatteria. Se il valore dovesse scendere al di sotto del valore impostato, cioè fino a 10,5 V, 11,5 V, il tutto si riattacca. Come possiamo vedere, la scheda XHM601 è composta da pochi e semplici componenti. A schema possiamo visualizzare come verrà collegato il tutto. Analizzando lo schema, possiamo vedere come collegare il tutto alla batteria 12 V e abbiamo bisogno di un alimentatore 220 V 15 V in uscita, un voltometro esterno e la scheda XHMSI01. Sulla scheda troviamo un relè che può essere alimentato a 220 V corrente alternata o a 30 V corrente continua massimo e come scopo ha la funzione di inserire e disinserire il contatto dell'accensione del caricabatterie. Ci sono due trimmer di precisione posti al bordo del circuito che consentono di regolare la tensione di innesco e disinnesco. Al lato della scheda abbiamo un LED di innesco e disinnesco, successivamente un integrato e due condensatori per poi finire ai morsetti di collegamento per la batteria, al voltometro esterno e all'alimentazione del caricabatterie. Nella scheda vediamo che all'interno del relè c'è un contatto che servirà a staccare l'alimentazione in ingresso facendo spegnere il LED. I due trimmer TR1 e TR2 tramite potenziometro sono regolabili per poter impostare il giusto valore di disinnesco. TR1 è l'impostazione bassa tensione che troveremo regolato a 12,4 V impostati dalla casa. TR2 è l'impostazione bassa tensione per scollegamento che verrà regolato al valore di 14,8 V. Per poter settare i valori correttamente, abbiamo bisogno di effettuare la regolazione con l'aiuto di un alimentatore esterno. A questo punto iniziamo a collegare un voltometro digitale ai morsetti posti sul lato destro della scheda. Successivamente colleghiamo l'alimentatore regolabile esterno. Accendiamo adesso l'alimentatore e successivamente andiamo ad effettuare il corretto settaggio.
i valori sono più o meno precisi. Tramite un giravite andiamo ad agire sui due potenziometri dei due trimmer per fare in modo che il LED si accende e quindi inizia il processo di carica chiudendo il relè per del valore a minimo 10,5 volt, 11,5 volt. E al distacco e quindi allo spegnimento dello stesso LED, alla regolazione del valore massimo di tensione di 14,4 volt, 14,8 volt. Millimetricamente, regoliamo il valore finale per completare in modo corretto il settaggio. Seguimi per rimanere aggiornato per non perderti la seconda parte del video per la prova pratica di funzionamento della scheda XHM601. A presto!